No, come l'ho detto! Ecco, il mio capolavoro è finito! No! Così, così, sì. Ah, stupendo! Cosa stai combinando quella specie di pericolo ambulante? Pantevo! Che cosa aspetti a chiudere l'acqua? Buongiorno, Squiddy. Come? Non ho capito. C'è troppo rumore, devo chiudere l'acqua, aspetta. Se no non ti sento. Cosa mi stavi dicendo? E chiudere il rubinetto dell'acqua! Ma l'ho fatto! Ok, lo rifaccio se vuoi! Eccolo richiuso, sei contento? No, che non lo sono ed è tutta colpa tua! Sempre colpa tua! Perché non te ne vai a vivere da un'altra parte? Da un'altra parte? Ma a me piace stare... Che starnuto! Strano, così all'improvviso, poi. Aia, che bozza! Non è strano, hai sollevato un mucchio di polvere. Ma dai, non dire sciocchezze. Da quando in qua la polvere fa starnutire? Da sempre, o potresti essere allergico al tuo ananas. Non si può essere allergici a una casa. Dici che si può? Ma no! Non so nemmeno perché stia qui a spiegartelo. A che serve? Si può essere come allergici a una casa, lo sanno? Certo. E tu potresti essere allergico alla tua. Scusi, può portarmi degli altri tovaglioli, per favore? Può portarmi degli altri tovaglioli, per favore? Ma vuole smettere? Non comincia a imitare anche me! Per il grande nettuno, chiuda quella bocca una volta per tutte! Alla prossima! Sì, piaccio proprio a tutti! Allora, Squiddy, ci divertiamo o ci annoiamo? Adesso basta, mi sono stancato di vedere le sue imitazioni perfette! Inoltre, stranamente, mi sono stancato di vedere me stesso. Io mi licenzio! Cavolo, SpongeBob sta veramente esagerando con la sua mania per le imitazioni! Cara Sandy, hai ragione! Ha completamente perso il senso della realtà, riconosco i sintomi. Penso si tratti della sindrome da imitatore folle. Penso si tratti della sindrome da imitatore folle. Ti proteggo io, tranquillo. Levati di dosso, Sponge! No, che non mi levo di dosso! Sei in pericolo, amico! E continuerò a esserlo se non distruggo i miei quadri! Non farlo, Squiddy! Non puoi privare il mondo della tua arte! Forse, ma l'alternativa sarebbe privare il mondo di me! Distruggi tutti i quadri prima che torni Mr. Crab! Fa presto! Ah, mi dispiace, non ce la faccio! Sono troppo belli per distruggerli! Ehi! Sta lontano dai miei quadri, Squiddy! Non ho scelta, creature mie, o voi o io! Sì, sì, è così! Questa si chiama arte allo stato puro! Sul serio? Così totalizzante, così rivoluzionaria! Eh sì, gustatevi la mia arte! Fermati! Allontanati subito dai quadri, Squiddy! No, cosa dice? Questa è la performance artistica più straordinaria che abbia visto in vita mia! Davvero? Allora, deve valere una vera fortuna! Ehi, ti aiuto! Forza, forza ancora! Mr. Crab, Squiddy, per me state esagerando! Puoi piantarla di essere così provinciale, SpongeBob! Giusto! Non ti permetto di censurare i nostri soldi! Pardon, la nostra arte!
straordinario, eccezionale! Ancora! Così, così, così! Che lavoro, ragazzi! Allora, e quanto è disposto a pagare per questa esibizione? Niente! Il suo valore sta tutto nell'attimo creativo! Darle un prezzo è impossibile! Cosa? Aspetti! Lei è solo un brutto approfittatore! Oh? E quello che cos'è? Per me è uno scatolone! Chissà di chi è! Magari da questa parte c'è scritto! No! No. Guarda, SpongeBob, è aperto! Oh, davvero? Sì! Ci sono! Ci sono! Queste cose! Yuhu! Sì, lo sapevo! Ma a che cosa serviranno queste cose? Sì, questo serve a prendere i libri dagli scaffali! Wow! E questo deve essere un contenitore per la panna! Oh no, Patrick, ti sei fatto male! Questo invece deve essere un letto portatile per lumache. Piccolo Gary, sogni d'oro. Me lo fai provare? Che cucciolotto. La da di, la da da, la da du. Oh, ci avrei pure messo tutta la mattina, Squiddy. Ma hai davvero preparato un pranzetto degno di un re. Oh, il mio croc, madame, è pronto. SpongeBob, Patrick, che state combinando? Si può sapere? Oh, le mie povere begonie! Razza di balordi, cosa avete intenzione di fare con tutti questi attrezzi? Quali attrezzi? Amo stanzo, non sa perché. La data deve esserci ancora un fantasma. Non c'è SpongeBob, Krem non c'è. Li detesto tutti, sono al settimo ciel. Mentre i clienti a pancia vuota ormai staranno senza mangiare. Squiddy! Sono io, chi mi ha chiamato? Sai, ragazzo, ho avuto modo di riflettere. Tu hai un ruolo importante nel mio locale ed è giusto che questo porti anche il tuo nome. Guarda lassù. Non capisco. Cosa devo guardare? Prova ad arrampicarti fino in cima e osserva con attenzione. Dove? Guarda sotto la scritta Krusty Krab. Il Krusty Krab? Oh, è casa SpongeBob. Oh, Mr. Krab, lei è il migliore! Aia! Non mi dire che non ti va neanche questa. Qui c'è una leva, cosa serve? Ma forse... I balconi automatici! E guarda così! No, aspetta! Ho deciso, questa casa mi piace. Ma a cosa serve il bottone? No, basta! Ho capito! Speriamo non ci sia SpongeBob, 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 speriamo... Buongiorno, signora Puff. C'è SpongeBob. È qui per la lezione di guida, giusto? Non si deve preoccupare. Imparerà da un vero maestro. Wow! Grandioso. Per mettere in moto la bolla deve pestare i piedi in questo modo. Non c'è male. Mm.
Signora Puff, lei è pronta. Davvero? Può gridarlo al mondo, deve solo superare la prova finale sulla strada. Ah! Oh. Vada piano e con calma. Sta andando bene. Salve! E sai che cosa ti dico? Che guidare una bolla barca in fondo è divertente. Forse potrei... Oh no, signora Puff! Sta entrando in autostrada! Ragazzi, siamo qui per aiutarlo, quindi dobbiamo far capire bene a SpongeBob che nessuno di noi ha intenzioni ostili nei suoi confronti. Cacciamolo da Bikini Bottom e non se ne parli più. Sono d'accordo. Guai a chi tocca il mio amico, capito? Era solo un suggerimento. Volete fare un po' di silenzio? Ascoltatemi bene, branco di canaglie. SpongeBob ha bisogno di noi. E cosa ancora più importante, io ho bisogno di lui. Deve smetterla di imitare i clienti. Avete sentito tutti? È questo più o meno lo spirito giusto. Bello, è arrivato qualcuno, non vedo l'ora di imitarlo. Buongiorno, Patrick. E buongiorno, Sandy. E buongiorno, Squid. E buongiorno, Mr. Crab. Plankton, anche tu. 5 in una volta. Ci sto, va bene, accetto la sfida. Salve. Saluti. Buongiorno. Che volete da me? Orrore! Ascolta, SpongeBob, noi dobbiamo parlare un po'. Ma sì, certo! Ok, d'accordo. Parlare di cosa? Non ha voglia. Vedi, il fatto è che dovresti tornare a essere te stesso. Ci sto provando, Sandy, ci sto provando. E ce la puoi fare, SpongeBob, devi concentrarti. Solo così tornerai come prima. Ci sei, Gary? Sandini. Super colpo di karate. Io ho studiato all'università. Mangiate il Krabby Patty. No, non ci riesco. Sono un mostro. Sono un mostro. Ehi. Aspetta che analizzo. Specie spugna buffonica. Shelby Nautica, eh? Ma che nome affascinante. I miei complimenti. Grazie. Ai, volevo dire grazie. Vi porto subito i piatti speciali del menù innamorati. Hai visto? Sta andando tutto a meraviglia. Karen ormai è devastata dalla gelosia. Ecco qui, ho preparato un secchio speciale di pastura per te e per la tua adorabile robottina un secchio di grasso per motori con dadi e bulloni. Buon divertimento. Non voglio mangiare questa roba. Che non ti venga in mente di rovinarmi i piani, sai? Mangia e sta zitto. Mia incantevole Shelby Nautica, tu sei la creatura robotica più bella che abbia mai visto in vita mia. Oh, Plankton, quanto sei dolce. Oh, che spettacolo orribile. Prima di incontrare te non sapevo cosa fosse l'amore. Ah, e tu hai fatto di me la robottina più felice del mondo. Giù le zampe da mio marito, robottina felice. Nemmeno per sogno, ragazza, nessuno dà a Plankton l'amore che gli do io. Siamo una coppia perfetta, ci sposeremo e stamperemo 1300 figli. 1300 cosa? Oh, ma allora sei proprio innamorata. Tieniti, Plankton, è tutto tuo. Ciao, Patrick. Okay. E cosa fai? Ho un buono per un gelato gratis. Adesso vado a prenderlo e te lo regalo. Sei molto carino, ma come vedi ce l'ho già. Ma
Io voglio... voglio regalarti un gelato! E perché dovresti se ce l'ho già? Perché sono un bravo ragazzo! Wow! Sì, è proprio un bravo ragazzo! Evviva! Ho vinto un buono per un gelato! Lei come fa a sapere che ho un buono per un gelato? Ce l'ho scritto sulla schiena! Mi viene questo sfogo se si può avere qualcosa gratis! E so anche che un buono per un gelato può essere molto pesante! Molto pesante? È una grossa responsabilità per uno spensierato giovanotto! Facciamo così! Quel buono me lo prendo io e in cambio ti do una stretta di mano vigorosa! Oh, ecco, io direi... non lo so... SpongeBob adora le strette di mano! Mr. Krab dovrebbe vergognarsi, non è bello approfittarsi di un sempliciotto! Andiamo, adesso non ci si può neanche divertire alle spalle degli altri! Mi hai rovinato l'affare! Avevo guadagnato una stretta di mano! Sei suonato come una campana a festa, Mr. Krab, voleva rubarti il buono! Voleva rubarmi il buono? Ma insomma, perché non riesco a dormire? Ricominciamo da capo. Latte caldo. Sottofondo di rumore rilassante. La luce spenta. Chiudi gli occhi, squiddi, dormi 100 ore. Pensa che tu sei sempre il migliore. Oh, che bello! La bomba frizzante! Fuoco alle polveri! Volete fare silenzio, razza di bambai, che non siete altro? Ciao, Squiddy, come va oggi? Come va? Sono uno straccio, non dormo da 3 notti! Ehi, complimenti! Complimenti un corno! Domattina ho un'audizione estremamente importante con l'Orchestra Filarmonica di Bikini Bottom e rischio l'esaurimento nervoso! Prova a fare 2 passi, con me funziona sempre! Lo sai, normalmente quando mi appari alle spalle urlo e balzo per aria. Ma sono così stanco che credo di poter accettare il tuo stupido consiglio! Non farlo, Patrick! Ci vuole silenzio assoluto! Dì ai miei che li amo tanto! Tutti a terra! Pepe! Che carini, stanno giocando. Buongiorno. Aiutami, Patrick! Oh, il mostro con la voce di SpongeBob, aiuto! No, Patrick, aspetta! No. Squiddy,
Abbracciami, ti prego, Squiddy! Abbracciami! Dai, abbracciami! Non ci penso nemmeno! Stavi lontana, mostruosa creatura! SpongeBob, ma sei ancora in mutande? Che simpatico! L'hanno appena consegnata! Cosa c'è dentro? L'assicurazione sulla vita, ne ho preso un'altra anche per te. Oh, l'assicurazione sulla vita! 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 Cos'è l'assicurazione sulla vita? Non ne sono tanto sicuro, ma credo che voglia dire che per il resto della vita saremo protetti, che non possiamo farci male. Dal sapore il contratto sembrerebbe autentico, ma non sono ancora convinto. Proviamo a farci male e vediamo. Oh, finalmente! È una cosa che so fare bene. Davvero notevole. Puoi piccarmi quanto vuoi. Tanto io non mi faccio male. Sembra che l'assicurazione funzioni. Ormai sono indistruttibile. Ma sì, faccio anche gare sui cavallucci mori. Ma non so, di preciso non so se mi si può definire un playboy internazionale. Voi due bambinoni, si può sapere cosa state facendo qui? Ci facciamo male a vicenda. Ma che fai, sei impazzito? Attento, Squiddy, hai un ragno marino sulla testa. Questo non è un ragno marino, babbeo. Sono i miei capelli. Aspetta un momento. Vogliono farsi del male, eh? Allora questa sì che è un'occasione d'oro. Vado, ne vuoi ancora? No, fermatevi, non dovevate farvi male a vicenda? Sì, ci stiamo provando. Non vi farete proprio niente finché userete dei morbidi cuscini. Ecco, provate con questo. Va bene. No, Squiddy si sbagliava. Non si è fatto alcun male, è solamente sparito. Ah, un ragno marino! Ecco, un'altra volta impari. Oh, no, Patrick, così scivolo, sta per cadere! Non ho rotto neanche un osso. Ora tocca a me! Perdo l'equilibrio! Sono uscito indenne da una caduta fatale! Ciao, amico mio! Oggi hai qualcosa di diverso dal solito! Ma certo, è ovvio! Io sono Nettuno, Bob, l'imperatore del mare! Oh, ecco! Oh, no! Il mio gelatino, no! Perché il mondo con me è sempre così crudele? Perché? Tu sei il mio migliore amico. Non temere, avrai tutti i gelati che vuoi. Fermo! Così peggiora la situazione! E poi! Sì, meglio di così non si può! No, peggio di così non si può! Appunto! Rimedio subito! Ehi! Urrà! Faccio in modo di accontentarvi tutti e due. No, non ci provare. Possibile che tu non riesca a capire. Oh, un geyser di gelato, ma è bellissimo! No, aiuto! Non riesco a mangiarlo tutto. Peccato. Credo che questo sia il giorno più triste di tutta la mia vita! Mi sento molto meglio, grazie per il bagno! Ma quello non è il bagno! Allora ti servirà un paio di scarpe nuove! Quelle vecchie le vuoi tu, quindi accetti di stare da me! Accetto! Evviva! Vedrai come ci troveremo bene insieme! Perché non ci pettiniamo a vicenda? Non ci penso nemmeno!
Molte insopportabili ore più tardi. Tesoro, sono davvero stato uno sciocco. Tu per me sei e sarai sempre il mio unico amore. Oh, Plankton, mi dispiace così tanto che Karen ti abbia sbattuto fuori. Non ha sbattuto fuori me! Io ho buttato dentro lei! Comunque sappi che con me sei al sicuro. Qui puoi tranquillamente parlare delle tue emozioni. Senti un po' come sei tesa. Ehi, che fai? Tieni giù le mani, ti ho detto! Proprio lì, così. Adesso così. Racconta perché tu e Karen avete litigato. Oh, non lo so. Mi sono comportato come mi comporto da una vita. Beh, se il problema è che ti sei comportato come ti comporti da una vita, devi solo imparare a non comportarti come ti comporti da una vita, no? Ma io sono il migliore. È vero, però a volte diventi un po' aggressivo. Cosa? Divento aggressivo? Come osi, babbeo? Sì, forse hai ragione. A volte io sono insopportabilmente cattivo. Ti ordino di aiutarmi a diventare più buono, SpongeBob! SpongeBob, che cosa vuole da noi? Non ne ho la minima idea. Che dolce, è crollato come un bambino. Mi sa che staremo qui per un po'. A domattina, Patrick. Oh, e va bene. Anche a me è venuto il sonno. Dove mi trovo? Non capisco! Chi sono mai? Come mi chiamo? Sei a casa mia, Patrick! Calmati adesso! Oh, e quello è il tuo tappetino? Sì, hai ragione! Tappetino bello! Tappetino bello! Ehi, Squiddy! Sveglia, sveglia! Giù dalle brande, forza, Squiddy! Non ti svegli proprio, Tappetino bello, tappetino bello! Sveglia, Squiddy! Sveglia, sveglia, sveglia! Proviamo a tirarlo su. Sveglia! 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 Questa non ci voleva. Squiddy non arriverà mai in tempo per l'audizione. Che facciamo adesso? Ci sono! Dobbiamo creare un secondo Squiddy in laboratorio! Tu sei un vero genio! Evviva! Ah!